Sì, vabbè, ma e allora buongiorno. Io sì. Parlo a voce. Ma parla a voce proprio a fine che poi non si sente sul web, sente, quindi ricordiamoci che andiamo anche via web, non solo qui in sala. Buongiorno e benvenuti a Qui si legge, il festival letterario organizzato dall'amministrazione comunale di Castellammare. Questa mattina abbiamo con noi il professore Carlo Avvisati, autore di un'opera davvero interessante, sfiziosa, la traduzione in napoletano di A Vita, la vita nuova di Dante Alighieri, quindi un'opera davvero importante, ne parleremo diffusamente. Però oggi è anche il 19 febbraio, è la data di nascita di Massimo Troisi, quindi una piccola citazione non guasta mai, ma in realtà oggi è anche la data quasi il ventennale della scomparsa di un grande stabiese, del dottore Giovanni Celoro Parascandolo, che è stato un grande storico che ha riscritto la nostra storia, quindi eliminando tante imperfezioni. E ieri, perdonatemi, è stato il decennale della scomparsa di un grande stabiese d'adozione, il preside Antonio Carosella, a cui erano quindi il grande preside del liceo classico, ma non solo, amante dell'arte, amante dell'archeologia, e ha preso quindi nel corso degli anni il posto del preside Libero D'Orsi nel comitato Scavi di Stabia. Tra l'altro una ventina d'anni fa ha pubblicato il diario degli Scavi di Stabia di Libero D'Orsi. Ma e adesso parliamo del libro di Carlo Avvisati pubblicato D'Amato. Un lavoro certosino realizzato con assoluto rigore filologico, ma anche una sfida al sistema letterario con la traduzione in napoletano della Vita Nuova di Dante, cioè la dimostrazione innanzitutto agli eruditi del Cinquecento e poi a tutti gli altri che il nostro volgare non era affatto inferiore al fiorentino e pertanto avrebbe potuto trasformarsi in lingua nazionale parlata dalle Alpi al Manzanarre. Ma con noi abbiamo, dicevo, l'autore Carlo Avvisati, che grazie, è giornalista del Mattino, saggista, storico, ha scritto anche numerose opere di archeologia parlando delle ville del territorio e poi si è divertito a tradurre in napoletano tante altre opere latine, giusto, come sì, le lettere di Plinio il Giovane, sì, e non solo, anche Ovidio. Certo, Ovidio, di Ovidio ho tradotto Medicamina Faciei con L'arte del trucco. Oppure il napoletano è l'artis vitta, ecco, in effetti sono 100 versi, un poemetto che ci è arrivato incompiuto, solo di 100 versi, nei quali Ovidio dà consigli alle ragazze perché potessero preservare con accorgimenti prodotti in casa, casalinghi. Ma sono consigli ancora validi, Carlo? Sono consigli ancora validi oggi? Sono consigli ancora validi oggi perché si è scoperto che molti elementi che facevano parte di queste ricette sono ancora usati nella cosmetica moderna. In effetti quello di Ovidio è stato proprio il primo tutorial della storia. Un po' anche come l'Arsamandi. Come l'Arsamandi, quello pure la devi tradurre in napoletano. L'arte di amare già è stata tradotta dal mio maestro Francesco D'Ascoli, però posso adesso dire che, perché l'ho finita, ho tradotto la terza opera del trittico di Ovidio, che è Remedia Moris. In effetti, ma di questo parleremo vale dopo. ma di questo parleremo validi, dopo. O maschi o femmine. Con il napoletano Maricina Sanacora. Bene, con noi quindi anche la giornalista Maria Pia Nocerino, che sarà la nostra Beatrice, un battesimo, giusto, un battesimo. E con noi c'è la nostra carissima professoressa, nonché assessore alla cultura del comune di Castellammare, la professoressa Diana Carosella, a cui do la parola. Prego Diana. Buongiorno a tutti. E io porto il saluto dell'amministrazione e sono molto molto curiosa di ascoltare, visto che Dante a casa mia era praticamente un rituale irrinunciabile. Allora, sentirlo adesso. Era quindi il papà di sì, il 33° del paradiso ce l'abbiamo proprio stampato in testa come preparazione alla maturità. Vabbè, è bello, no?
È bello che questa rassegna stia viaggiando, spaziando un po' in tutti i campi, sì. Quindi assolutamente sono curiosa, la ringrazio e sarà un piacere ascoltarla. Grazie a voi di avermi ospitato in questa legge di cui per il passato ho scritto. E quindi? Per fortuna mia. Probabilmente ne hai scritto quando cadeva a pezzi, adesso fortunatamente ma è stata... Ma ne ho scritto pure per il museo che si stava aprendo. Ecco, bene, quindi perciò come vedete è una memoria storica del nostro territorio, il grande Carlo Avvisati. Allora, con precisione metodologica e gran sfizio letterario, Carlo Avvisati ha dato una nuova veste all'opera dantesca che, nonostante venga catalogata come giovanile, ha in nuce numerosi motivi che verranno sviluppati nella commedia, a iniziare dall'amore per Beatrice. Col testo letterario a fronte, come giustamente si fa con i grandi classici della letteratura di ogni tempo, l'autore procede a napoletanizzare il fiorentino del sommo poeta senza spaventarsi più di tanto, anche quando mette mano a tanto gentile e tanto onesta pare che vedremo dopo come verrà trasformata Beatrice, e quindi Nocerino leggerà in italiano e invece Dante Avvisati leggerà in napoletano. Insomma, un'opera decisamente fuori dal comune che di diritto è entrata nelle celebrazioni per i 700 anni della scomparsa di Dante Alighieri. Miglior atto d'amore non sarebbe stato possibile dopo questo anno tragico da parte di Carlo per la sua città. Ora, come non mai, dobbiamo ripartire dal senso profondo delle cose, cercando di portare anche noi, tutti insieme, una testimonianza di miglioramento interiore dopo la catastrofe che ci ha travolti, scrive Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, nella premessa al libro. Ma cos'era la vita nuova? Innanzitutto è l'opera prima di Dante, scritta in volgare fiorentino, poi una sorta di pamphlet autobiografico composto da sonetti, ballate, canzoni legate tra di loro da vari racconti che avevano lo scopo di commentare le liriche in onore della donna amata. Qui si scopre il primo incontro fra Dante e Beatrice, avvenuto nella chiesetta di Santa Margherita a Firenze. Prima parlavamo nella supposta chiesa in cui sia stata sepolta Beatrice, parlavamo anche della supposta casa di Dante, anche perché la casa di Dante fu abbattuta dai suoi avversari che erano particolarmente feroci, quindi distruggevano i beni posseduti dal nemico. Quindi dicevamo la chiesetta di Santa Margherita, tra l'altro bella da visitare, con la tomba presunto reale di Beatrice, che a chi l'ha visitata ha dato un'energia, una forza, insomma ha sentito quasi la forza dell'amore lì. Sarà stato suggestione o realtà, questo non è dato a sapere. Quindi dove si trova la chiesetta di Santa Margherita? Abbiamo detto nei pressi della casa Aldighieri, e dove sarebbe sepolta la bella Beatrice. Il primo memorabile incontro avvenne a 9 anni, a cui ne seguì un altro dopo altri 9 anni. Insomma, professore Dante Avvisati, non nella vostra testa era rimasta Beatrice, eppure eravate coetanei, tutte e due del 1265, quindi tu pensavi sempre a Beatrice. Sì, l'idea di per Beatrice era un'idea fissa di Dante, nonostante poi e voi sia che passato muovete... tutto questo tempo, perché sono... È una sorta di imprinting, il primo amore. Probabilmente lui si è innamorato di Beatrice, ma Beatrice non lo sapeva neppure che lui si fosse innamorato, anzi sono sicuro di questo, per cui succedono poi tutte queste cose. Lui costruisce tutta questa vita nuova partendo da questi ricordi giovanili, da questi ricordi di infanzia. Noi troviamo pure un'altra cosa che a me piace dissacrare Dante da questo punto di vista, perché poi sono convinto che adesso vai a prenderti quello che è in testa a proposito della dissacrazione. Lui è stato sempre il poeta massimo italiano. Lui ha sciacquato i panni nell'Arno. Noi siamo stati sfortunati, perché per una S, se l'avessi sciacquati nel Sarno, sicuramente noi avremmo avuto il napoletano, lui avrebbe scritto la Divina Commedia in napoletano, però non era capace, perché gli mancava lo spirito del napoletano. Lui è sarcastico, irriverente, fiorentino, però gli manca la napoletanità, la napoletanitudine, che è una cosa tutta particolare, che nessuno
di cui nessuno si può appropriare se non il napoletano verace, il napoletano, ma anche il provinciale, ecco, da questo punto di vista, il campano, diciamo, molto più in generale. Questo aveva Dante, questo gli mancava. E allora lui che fa? Poi ci sono delle cose sfiziosissime. Qua dentro è attestata per la prima volta la depressione, perché lui, Dante che fa? Ma poi magari ne parleremo dopo. Prego. Ne parleremo dopo. Allora, a proposito di dissacrazione, prima abbiamo ricordato Massimo Troisi, in effetti avviene un po', probabilmente anche Dante e Beatrice l'hanno fatto, e quindi Massimo Troisi e Roberto Benigni ci giocano sopra nel film Non ci resta che piangere, l'incontro fatto di sguardi, ovviamente non si possono parlare, si guardano, si riguardano e così via. Ma vediamo com'è stato il primo incontro tra Dante e Beatrice. E allora legge in italiano, battesimo per la nostra Maria Pia. Grazie. Nove fiate, già presso lo mio nascimento, era tornato lo cielo della luce quasi a uno medesimo punto quanto alla sua propria girazione. Quando, agli miei occhi, apparve prima la gloriosa donna della mia mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice. Apparve vestita di nobilissimo colore, umile ed onesto, sanguigno, cinta e ornata alla guisa che alla sua giovanissima età de si convenia. In quello punto, dico veracemente, che lo spirito della vita, lo quale dimora nella segretissima camera dello cuore, cominciò a tremare sì fortemente che apparia negli minimi polsi orribilmente, e tremando disse queste parole: Ecce Deus forcio in me, qui veniens dominatibur mihi. E penso che come battesimo sia andato da me. Grazie, bene. Grazie. E vediamo adesso come il nostro professore Dante Avvisati lo traduce in napoletano, però dopo voglio soffermarmi su un concetto quando... allora quando lui scrive, la no, no, quando Dante scrive la quale fu chiamata da molti Beatrice. Sì. No, allora... lui la vede e dice: con nove volte, dopo che io era nata, o cielo, questa stella era ritornata quasi la stessa pizza, facendo conto proprio lo giro che essa fa, andando a lui e mia a comparetta per la prima volta a gloriosa femmina dei pensieri miei, la quale fu chiamata Beatrice, erano cofani persone, le quali non sanno che veramente così si chiama. Essa in questa vita aveva già campata che l'80, entratando il cielo strigliato, si era muovuto verso l'Oriente e l'Urice parte, in un grado ognuno, che cosa che alla cominciare rinnovando i suoi, ma con baretta innanza. E gli aveva detto, per la prima volta, quasi quando aveva fernuto i 90. S'appresentai, vestuta in un colore assai nobile, umile e sincera, sanguigna, cignuta e guarnita, alla stessa maniera che era conveniente perché l'assai giovane età che essa teneva. Dinto a quel momento, dico che veramente lo spirito della vita che stai in casa, in una camera, ci hanno scunnuto il cuore, cominciai a tremare con tanta potenza che essa saparetta, con paura, avvia dinti e vanello repuso, e tremani i ricette sì parole. O vicano, signora, assai più potente di me, che mi viene a comandare. Tanno spirita e l'anima che sta in casa di una camera in coppa, do tutti i spiriti di scienza straportano i sentimenti, sa cominciare a meravigliare assai. E parlando prima di tutto agli spiriti della faccia, ricette sti parole. Ma voi a comparuta la beatezza vostra. No, immagino la fatica nel tradurre. Tu tra l'altro scrivi che su una virgola puoi impiegare un po' di tempo, su un punto e virgola puoi diventare, puoi fare i capelli bianchi, e tra l'altro mi sono riguardato il posto, ho detto mannaggia, sa che la virgola pesa, perché ci stava un'altra cosa che avevo tolto poi nella fretta, non ho controllato, ho pensato, ma chissà Carlo che sta pensando di noi. No, vabbè, effettivamente è vero, c'è voluto, comunque, la fatica nel c'è voluta una buona, la fatica no, non tanto, ma c'è voluta una buona esperienza del napoletano per poter fare questa cosa. Ci sono voluti 2 anni circa di lavoro, perché poi nonostante tutto non è semplice passare dall'italiano del 300 a un napoletano che si possa in un certo qual modo
conoscere e capire, far capire anche alle persone semplici, perché per quanto esistano i vocaboli napoletani che traducono l'italiano, noi abbiamo perso storicamente quella che era il nostro dialetto principale, quello che fino agli inizi del Novecento parlavano tutti più o meno, anche le classi nobili. Adesso se parliamo e diciamo e disponiamo di 100-150 parole napoletane, grano che scorre, vero, grasso che cola, come si diceva una volta, per cui abbiamo questa difficoltà. Però nel momento in cui è una difficoltà principalmente anche di lettura del napoletano, nel momento in cui noi lo sentiamo, poiché esiste nel nostro DNA, nel nostro ricordo antico, la parola napoletana, poiché l'abbiamo succhiata dalle mammelle delle nostre mamme quando eravamo piccolini, perché non ci dicevano certamente bello di mamma, ma bella mamma, è tutta una poesia, bella mamma su casto pietra, è tutta una poesia, cioè l'amore materno che si trasmette attraverso una lingua caratteristica, la lingua nostra, la lingua materna. È vero. La lingua etata, come dice spesso il grande Pietro Gargano. Esatto. No, io, infatti, ricordo di essere stato bilingue, la mia prima lingua è il napoletano, e la buonanima di mia nonna che traduceva, perché diceva nonna all'intrasatto, non si dice all'intrasatto ma all'improvviso, e tante altre cose, quindi questo lavoro. Oggi invece purtroppo le nuove generazioni stanno perdendo la conoscenza della nostra lingua napoletana, ma anche della lingua napoletana parleremo dopo. Memorabile anche la figura della prima donna dello schermo, cioè di quella donna che Dante utilizza per sviare i sospetti della gente, per meglio dire i malparlieri, dal suo amore per Beatrice, come voleva il Galateo dell'amor cortese. Prego, Maria Pia Beatrice. Uno giorno avvenne che questa gentilissima sedea in parte ove studiano parole della regina della gloria, ed io era in luogo dal quale vedea la mia beatitudine, e nel mezzo di lei e di me, per la retta linea, sedea una gentile donna di molto piacevole aspetto, la quale mi mirava spesse volte, maravigliandosi del mio sguardare, che parea che sopra lei terminasse. Onde molti si accorsero dello suo mirare, ed intanto vi fu posto mente che, partendomi da questo luogo, mi sentio dicere appresso di me: vedi come cotale donna distrugge la persona di costui. E nominandola, io intesi che dicea di colei che mezzo era stata nella linea retta che muovea dalla gentilissima Beatrice e terminava negli occhi miei. Allora mi confortai molto, assicurandomi che lo mio segreto non era comunicato lo giorno altrui per mia vista, e mantenente, pensai di fare di questa gentile donna schermo della veritade, e tanto ne mostrai in poco tempo che lo mio segreto fu creduto sapere dalle più persone che di me ragionavano. Con questa donna mi celai alquanti anni e mesi, e per più fare credente altrui feci per lei certe cosette per rima, le quali non è mio intendimento di scrivere qui, se non in quanto facessi a trattare di quella gentilissima Beatrice. E però le lascerò tutte, salvo che alcuna cosa ne scriverò che pare che sia loda di lei. Brava Maria Pia. Guarda, guarda, ma non guardare, avrebbe detto a Totò. Guarda, guarda, ma non guardare. Insomma, guarda in effetti senza bisogna guardare. Guarda senza guardare, cioè quindi nascondere l'oggetto amato, o meglio fingere, cioè mettere uno schermo. Un telo. La donna dello schermo. E infatti. Noi napoletani, le cose sfiziose sono appunto questo. Ce le siamo dimenticate queste parole, questi termini. La donna dello schermo, lui guardava. Qua c'è la prima dimostrazione storica della fettiata. Cioè guardare con interesse una ragazza, ma anche da parte della ragazza, perché questo vale sia per il maschio sia per la donna, vale per entrambi i sessi. Tante volte noi, quando ragazzi, facevamo le prime festicciole, ci si muoveva con le ragazze, si camminava sul lungomare, per la strada, guarda che lo sta fattiando, sta guardando, cioè guardare con interesse e fare capire l'interesse
del proprio amore nei confronti di quella ragazza, di quella donna. Quindi lui, è vero che si fetteva Beatrice da lontano, però non lo fa sapere. Perché, come noi ragazzi, non volevamo far sapere certe cose, perché poi ci stava quell'altro a fianco che se la poteva pigliare. Quindi, sembra per cattiveria, per qualsiasi altra cosa, per malvagità, lui poteva fare la stessa cosa e quindi magari risultare bene accetto nei confronti di questa ragazza. Quindi si trova una donna, la donna dello schermo. E allora andiamo a vedere come l'hai tradotta. Allora, la traduzione è questa: una giorno capitai che questa signorona stava stata aspartata alla vicombagna, in tal luogo dove si sentiva una canzone cantata per sfambi da Regina da Gloria. Io mi trovavo una pizza buona per vedere a essa, che era il pieno principale della felicità mia. Mise tra essa e me, un coppa a linea dritta che già univa, stava assettata una signorona troppo assai bella, per la verità, che faceva un'arte a me guardare. La fottiata della donna che non aveva capito certe cose. Un poco stupidiata la guardata mia, che si pensava fosse interessata a essa. E questo fatto, parecchie persone si adunarono e guardate sue. E questa fu tanta una cosa a vista, che a me io me ne stavi là, a rete mi sentetti e mormuriò. Ma voi vedete come che la femmina si sta consumando a chi sto qua? E quando l'hanno nominata, io capite che si trattava di quella che stava proprio da mesa a linea dritta, che partendo a Beatrice, arrivava via all'occhi mie, tanno me ne frusciaia e capa. Poi fatto che quello giorno là nessuno si era adunato per mezzo delle smicciate mie, da quella che teneva una sconnuta. E là per là pensai e fa, per mezzo che la femmina cortese non brugli la verità, poi mi riguardai i fatti miei. E così, in da poco tempo, facette tanto rumore questa fausaria, che a casa tutti quelli che parlavano con me che si erano convinciuti di sapere che la teneva un corpo. Per mezzo che sta pensata, io fui capace di tenere una cosa nascosta per parecchi anni e mesi. E poi mi faccio credere all'altra scrivetta cusarella qua a rimma. Camò non vi sono a scrivere qua, sino quando e come mi trovo a raggio, per necessità. A parlare che sta gentile Beatrice, e perché se non me ne conto nessuno, anche a quando scrivarraggi e cose che all'avantana. Quindi complimenti Carlo. E adesso invece un'opera calta, dovremmo dire, cara professoressa Diana, tanto gentile, tanto onesta pare, una delle più belle canzoni d'amore di tutti i tempi. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando egli altrui saluta, con la lingua dove entra non venuta, e gli occhi non ardiscono di guardare. Ella si va sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore, che intender non la può chi non la prova. E par che dalle sue labbia si muova uno spirito soave pien d'amore, che va dicendo all'anima, sospira. Maria mia, quindi, ed è bellissimo recitare questa poesia proprio sulla tomba di Dante, sulla tomba di Beatrice. Prego Carlo. Tanta gentile e accussione sta pare sta donna mia quando saluta all'ata, che lingua potremmo se fanno muta, e luce non sa ponnai sa guardare. E se ne va, sentendo sa vantare, qua c'era in terra senza frusciamento, parendo come una manata di vento scennuta a cielo per miracolo ammustare. Si mostra così bella chi la vera, che perce luce e arriva in via lo cuore, che non lo può capire chi non lo prova, e appare che tu musso suoi si muova, nuciata, profumata e chini amore, carice o cuore mio, quindi sospira. La difficoltà della traduzione
È la mia prima domanda questa. Della trasposizione. No, è la mia prima domanda che sto per farti. Che sei perfetto. Allora, poi per Beatrice arriverà l'immortalità grazie alla Divina Commedia, che è l'ideale prosecuzione della vita nuova fino ad assurgere al simbolo universale dell'amore. Carlo Avvisati, a vita nuova, D'Amato Editore. E allora, Carlo, ti sei reso protagonista di una vera e propria sfida al sistema letterario con la traduzione in napoletano della Vita Nuova di Dante. Un'idea originale portata avanti con rigore filologico e maestria, ma che sicuramente ti avrà fatto tremare le vene. Non solo le vene. Sono caduti persino i capelli e sono diventati pure un poco più bianchi. C'è stato uno sconvolgimento, no, più che uno sconvolgimento, sono stato sconvolto da questa cosa. Per il traduttore, per chi fa questo tipo di lavoro, trasporre in una lingua un dialetto o un vernacolo diverso da quello originale è sicuramente molto complicato, perché c'era bisogno di mantenere l'idea di Dante anche all'interno della traduzione, mantenere l'endecasillabo dantesco con tutte le assonanze, le consonanze e quanto risultava. Però c'è un fatto importante: il traduttore, che non deve essere mai traditore dello spirito dell'opera che lui, a cui lui mette mano, poi alla fine si trova così coinvolto in questa cosa per cui l'opera che ne viene fuori è del tutto differente da quella iniziale, per cui pur non essendo un traditore è un'opera nuova del tutto differente, quindi con le sue caratteristiche. Ma di non tradire il senso generale. Non deve tradire il senso generale. In effetti questa è la Vita Nuova di Dante, ma è la Vita Nuova di Carlo Avvisati. Passata attraverso l'anima di Carlo. Allora, un lavoro di infinita pazienza con l'esaltazione del napoletano come lingua e non dialetto. Ricordiamo che la Regione Campania ha istituito un comitato scientifico per la salvaguardia e valorizzazione della lingua napoletana, tra l'altro presieduto da Maurizio De Giovanni. Maurizio De Giovanni è un maestro, quindi... Con Maurizio De Giovanni si è inaugurata la prima sezione di cui si legge, giusto Diana? Stagione estiva. Peraltro Maurizio De Giovanni, diciamo che ama Castellammare, quindi è stato con noi nel percorso del dossier Capitale Cultura, è ritornato, probabilmente parteciperà ai cantieri Viviani. No, in un modo o in un altro, che avremo tra un mese qui, perché il 22 marzo ricorre l'anniversario, quindi avremo degli esponenti della cultura napoletana. Portiamo a vedere la casa dove è nato Viviani. Sì, dove è nato Viviani. Qualcuno dalla tua macchina uscì come se fosse stato uno dei bastardi di Pizzo Falcone, fermando il traffico, sì. Quindi facendo... Bene, allora, quindi... Allora Carlo, la Vita Nuova, al di là di traduzioni delle traduzioni in latino o in altre lingue, è mai stato tradotto in dialetto? Assolutamente mai, questa è la prima volta, ecco perché io nell'anno di Dante ho voluto puntare alla traduzione, alla trasposizione in napoletano di un'opera che non era stata mai toccata prima. Nella Divina Commedia noi abbiamo avuto alcune traduzioni, ce n'è qualcuno del Settecento, ma si sono sempre fermati all'inferno. La traduzione del settecentesca dell'inferno ovviamente è una cosa buona per l'epoca, però non è assolutamente un granché. Sto qua a fare le pulci al traduttore, ma si è impegnato, cioè per il grosso impegno che ha avuto, tradurre una cantica intera della Commedia non è cosa di tutti i giorni. Abbiamo avuto per esempio un altro traduttore, Nazario Bruno, è un poeta napoletano anche abbastanza conosciuto, autore di testi per canzoni, che è scomparso proprio qualche giorno fa, il quale però si è cimentato nella traduzione di tre canti per ogni cantica della Divina Commedia. È sicuramente impegnativo. Poi abbiamo avuto
i grandi della letteratura e della poesia napoletana, tipo Ferdinando Russo, che ha fatto un paradiso, quindi ha parlato del paradiso, ma non era assolutamente uguale al paradiso di Dante. Il paradiso, come l'ha visto lui, secondo le sue, secondo la sua poetica e secondo il suo essere poeta del popolo, rispetto a quello che era Don Salvatore di Giacomo, che era il poeta dell'elite napoletana, che poi non può in contrapposizione i due, sono stati sempre in contrapposizione, non si sono mai potuti digerire molto. D'Annunzio per chi parteggiava? D'Annunzio parteggiava, poiché era un sanguigno, parteggiava per Ferdinando Russo, nonostante poi avesse conoscenze anche con Benedetto Croce, però faceva un poco, come diciamo a Napoli, l'acqua e il buio, un colpo al cerchio e uno alla botte, stava un po' uno, un po' l'altro. Quindi per non scontentare nessuno. Non scontentava nessuno. Tant'è vero, per esempio, che quando Don Salvatore di Giacomo ha presentato ai suoi lettori a San Francisco il poemetto che parla appunto di questo carcere famoso napoletano, un camorrista napoletano, perché Ferdinando Russo era associato, tra virgolette, non era camorrista, ma era considerato uno sciammeria dai guappi napoletani, che era sciammeria, il guappo signore, per cui lui veniva, per il fatto di aver frequentato i bassifondi, di essere un verista, pigliare dalla, come Ferdinando Viviani, come Viviani, Raffaele Viviani, scendeva in basso, prendeva il meglio e il peggio del popolo minuto, e Ferdinando Russo faceva la stessa cosa. Voi avete visto quello che ha pubblicato a San Francisco, signor? Mi pare una bella cosa, chi l'ha a San Francisco non l'ha mai vista, manco pittata. Cioè, lui a San Francisco nel carcere non c'era mai stato, quindi si era inventato le cose, ma poeticamente si può fare, però Don Salvatore di Giacomo è un poeta, quindi a lui è concesso. Parliamo invece dei tuoi sfizi letterari. Prima ne stavamo parlando, al di là della Vita Nuova, hai tradotto in napoletano anche le lettere di Plinio il Giovane a Tacito e poi una parte della produzione di Ovidio. Sì, le lettere di Plinio il Giovane a Tacito, in come sta recettare sì, sono le due lettere classiche. No, sembrano questi termini un po' scarpettiani, di Edoardo Scarpetta con Zizio, eccetera. Cioè, tu, Plinio il Giovane dice, Vuoi sapere come è morto mio zio? Tu vuoi sapere come sa recettare Zizio? Zizio è un classico. Scusa Carlo, giusto solo per dire che in effetti nelle lettere di Plinio il Giovane c'è forse il primo reportage della cronaca dell'eruzione del Vesuvio e forse con la prima opera di protezione civile messa in campo da Plinio il Vecchio. Da Plinio il Vecchio, che è arrivato da allora, prego. Dal litorale del Puteolano, è arrivato con la nave, è arrivato cercando di salvare il salvabile di quelli che stavano. E non chiese forse un po' troppo a se stesso, oppure si fidò troppo delle sue conoscenze, perché è come se avesse sottovalutato, tra virgolette, la potenza del Vesuvio, però no, bisogna anche dire. Non la sottovalutò, ma lui era così, lui era un militare, era un ammiraglio, e di conseguenza era rotto a tutte le esperienze. No, voleva dire che poi alla fine morì sul porto, sulla spiaggia di Castellammare. Era un ammiraglio. E voleva vedere da vicino che cosa stesse succedendo, perché questa montagna che esplodeva, lui non l'aveva mai vista. Si era persa memoria, perché comunque mille anni prima era successa la stessa cosa. Quindi non c'era più memoria storica, come ancora oggi si è persa la memoria storica dell'ultima eruzione del 1944. Io ho avuto la fortuna di avere i nonni che erano abbastanza ragazzi quando erano del 1892 entrambi, quindi mi hanno raccontato per filo e per segno l'eruzione del 1906, così come mi hanno raccontato quella del 1944, l'ultima eruzione, così come mio padre mi ha raccontato un'eruzione sconosciuta su cui sto lavorando, è quella del 1929. Nessuno parla di questa eruzione, eppure questa eruzione ha fatto i morti.
nella zona di non li ha fatti nella zona di Campidillo a Terzigno, ma li ha fatti nella zona di Pagani. Cioè, che io secco nella zona quasi di Pagani. Una novità. Perché quando pioveva la cenere, quando piovevano i lapilli e cenere, i tetti crollavano dove le case si costruivano in maniera differente dalla zona vesuviana. La zona vesuviana, la casa è costruita a caruso, in maniera tale che quando il peso arriva sul tetto, sul lastrico solaio, si distribuisce sui muri portanti e non sul solaio. Invece con le case che noi abbiamo oggi costruite in orizzontale, come arrivo per svizzere? Stavo pensando al mio palazzo di 10 piani. Si sfonda e se ne cade. Quindi questa è la cosa. Come, la storia di come si recita esitio, poi si muove sempre in napoletano. Il napoletano, nello stesso momento, abbastanza comprensibile, moderno e abbastanza sfizioso, come poi non ho portato elementi per potertelo leggere, però magari per la prossima esatto. volta si e può allora, fare. Dante e la Napoli Angioina, secondo alcune fonti, fu inviato per due volte a Napoli come ambasciatore presso Carlo II d'Angiò, da cui venne ricevuto a Castelnuovo. Però, a proposito degli Angioini, bisogna ricordare, professoressa Carosella, che la Reggia di cui si sa, io sono un affezionato di Re Roberto d'Angiò. Assolutamente, che sempre con esatto. i cavalli, che esatto. sempre con i cavalli io... sta a guardare i tuoi spettacoli estivi odierni, lo spirito permane. Grandissimo, grazie a lui, se abbiamo avuto l'arrivo a Napoli di Giotto, ma anche di Petrarca, di Boccaccio. Quindi, insomma... infatti. Quindi di Dante a Napoli. Ah, Dante non è mai stato a Napoli, se fosse stato a Napoli si sarebbe innamorato di Napoli, come è successo per Boccaccio e per i suoi amori napoletani, e di conseguenza ci avrebbe fatto piacere. Dante a Napoli però ci viene attraverso noi, attraverso Carlo Avvisati che lo porta qua con la Divina Commedia anche, perché mi sono divertito a tradurre ogni giorno per 366 giorni le terzine che l'Accademia della Crusca pubblicava giornalmente in onore di Dante nell'anno di Dante, quindi pubblicava queste terzine e io ogni giorno per il mattino Instagram traducevo in napoletano queste terzine. Mi sono costruito tutta una storia di questo per dare il buongiorno ai lettori che poi dovrebbe diventare, speriamo, entro la fine di quest'anno una pubblicazione in maniera tale che questa divina le terzine, perché poi le terzine dell'Accademia della Crusca sono costruite sulle parole più interessanti e più importanti della Divina Commedia di Dante. Quindi ne esce fuori un Dante cattivo, corrivoso. Perché lui i nemici suoi li mette nell'inferno, i nemici di suoi e della sua famiglia li mette. Poi ce ne sta una terzina sfiziosissima che parla di quelli, li mette nell'inferno, e l'incontro con Brunetto Latini, il suo maestro, con le male parole, perché poi Dante usa le cattive parole, tipo culo per esempio, culo, noi diciamo vabbè quella è una mala parola, non si usa sedere, non è vero, Dante usava le parole come andavano usate utilizzare una parola che esiste nel vocabolario italiano, così come usare un vocabolo che esiste nel dizionario napoletano, perché ci stanno almeno 20 dizionari del dialetto napoletano, a partire da Francesco D'Ascoli per arrivare a Carlo Iandolo o a De Blasi, che sta lavorando da parecchi anni a un nuovo dizionario napoletano, o a quello antico, che quello dell'Ottocento, che secondo me è il più completo, il massimo che possa esistere oggi, quello pubblicato dall'Accademia della Crusca sugli scritti di un... Però tu hai un blog... per l'appunto dove si parla in napoletano, dove si cura anche la scrittura. Scrivere in napoletano è difficilissimo. Certo, scrivere in napoletano è difficile. Se parli un po' più vicino al microfono, Carlo. In napoletano è difficilissimo scrivere, è più che difficilissimo. Con le sue elisioni, troncamenti. È complicato, però una volta assorbita la tecnica
è conosciuta la grammatica, la sintassi, la coniugazione dei verbi, la maniera di fare il plurale delle parole napoletane, ci si riesce abbastanza facilmente. Ovviamente c'è bisogno di conoscere i classici antichi, da quelli del 600 fino al buon Salvatore di Giacomo negli ultimi anni, o a Raffaele Viviani, che è stato un grande del napoletano, secondo me è il massimo esponente del teatro mondiale del Novecento. Che se ne dica, probabilmente non è stato capito, uno che avrebbe sicuramente calcato le orme di Viviani e Ruccello, sfortunatamente per noi e per lui è scomparso giovanissimo, ma Ferdinando di Annibale Ruccello non ha niente da invidiare alle commedie di Viviani o di Edoardo di Scarpetta, per carità, certo. Ma tra l'altro è una tragedia dove si ride dalla prima alla penultima battuta. Ah, in Sataniali è un mostro. Quando sarà qui il 22 marzo al convegno su Viviani. Me la vengo a trovare, perché Isadanieli è un mostro. Proprio per parlare di Donna Clotilde. È il mio idolo Isadanieli, quando recita in Ferdinando di Annibale Ruccello. Quindi è complicato scrivere. La baronessa Donna Clotilde di Luca Negro. Però si ci riesce abbastanza facilmente lavorando e studiando tutte quelle elisioni, quei troncamenti. I plurali sono molto difficili, la coniugazione dei verbi è molto difficile. Per caso. Questo abbetiello, te porto in canna con l'abbetiello di Viviani. All'abbetiello. Questo è Viviani, padroni sì, di barca. Sì, padroni di barca, la preghiera del navigante. L'abbetiello. Santo Catiello, ie protettore, che sarebbe tu protettore, suppongo, dei naviganti, te porto in canna con l'abbetiello, che mi è rimasto. Allora. L'abbatiello è l'immagine sacra di San Catello che era cucita o ricamata su un pezzo di stoffa marrone tipo saio, per cui si metteva al collo, ma anche al collo dei ragazzini, dei neonati, per buon augurio e per protezione, come a San Ciro. Poi questo abbatiello si metteva inoltre al collo dei ragazzi che avevano avuto dei problemi, sia maschi che femmine, avevano avuto una malattia, per cui si faceva la messa pezzuta, le mamme accompagnavano questi figli con un fazzoletto messo a nocche, attaccato con le quattro nocche, in questo fazzoletto si girava per i rioni, per i cortili, per i vicoli, chiedendo l'elemosina per una messa per il santo, perché aveva fatto del bene. Quindi la messa scalza o messa pazzuta, messa richiesta, pazzuta, il pezzente è quello che va a chiedere l'elemosina, quindi messa scalza. A messa scalza si andava scalzi in giro per i vicoli. Io lo porterei a scuola, Carlo, proprio lo lascerei lì, quindi a dialogare con i ragazzi. Complimenti, Carlo. Tutto da pezzente, non da pezza. No, da pezza, messa pezzuta, in cui si richiede un obolo perché questa messa possa essere dedicata al santo che ha salvato quel bambino. No, si faceva dopo, dopo aver avuto la grazia. Era una specie di voto: se tu mi fai la grazia, mi fai stare bene a mio figlio, io vago a pazienza e faccio una messa. Ecco, bellissimo. Carlo, la cabala dantesca è a buona officiata napoletana. Sta guardando storto, quindi... Ah, diciamo che sono le stesse cose, è la stessa cosa praticamente. La buona officiata napoletana è l'estrazione, adesso si chiama estrazione dell'otto, ma all'epoca era buona officiata, era stata istituita dai re, dai sovrani napoletani, perché fosse dotata bene una di quelle ragazze che erano senza genitori, che venivano messe nella ruota, e quindi venivano sorteggiate queste ragazze della ruota dell'Annunziata. Era a buona facciata pure per loro, pigliavano qualcosa di soldi pure per loro. Credo, ma questa è una domanda un po' così, ma
Ti sei mai posto, dice, ma se Dante avesse adesso letto la tua traduzione, cosa... Ah, io credo, avrebbe... voglio essere... non malpardiere, ben pensante, va. Ben pensante, credo. No, generalmente questo è un attributo che non mi si confà e quindi non me lo attribuisco mai. Io credo che mi avrebbe fatto un applauso, Dante. Quindi... Questa cosa la facciamo noi. Ma non per la traduzione, ma per il coraggio avuto nel tradurlo, insomma, solo per questo. E invece cosa hai scoperto nella vita nuova di inedito che non è mai stato preso in considerazione dai critici, dagli altri? C'è un qualcosa che è rimasto all'oscuro in un angolino? La depressione di Dante, perché lui, quando questa donna, che poi in effetti è la prima volta che viene, e nessuno, pochissimi se ne sono accorti di questa, si sono accorti di questa depressione, lui quando viene, non viene più salutato da Beatrice, la quale, vedendo che Dante guardava l'altro e diceva, allora chi sì, è poco serio, vuole pigliare due uccelli con e quindi acchiappa l'uno e all'altro. Quindi si mette da solo in fuori gioco. Si mette in fuori gioco, va in depressione, se ne va nella sua stanza, lui dice me ne vado nella mia stanza e me ne vado a piangere. E sta per 10, 15 giorni, 20 giorni. Chiuso nella sua stanza senza mangiare, bevendo pochissimo, per cui se ne scende anche fisicamente, qui è e si fa un sonetto, perché lui poi è furbo, piglia qualsiasi cosa per scrivere, come tutti i grandi scrittori, lui si muove in questo modo, dice, c'è tutta questa cosa, però la metto in versi e la sfrutto, quindi la produco. È un po' alla Massimo Troisi, appunto, che quando diceva... Dice, scrive questa cosa, no, ma è così, perché noi non lo possiamo sapere, ovviamente. Lo immaginiamo, esatto, però volendo dissacrare Dante, io lo immagino, quindi dice, ma io almeno un vantaggio me lo prendo, visto che ho sofferto questa cosa, mi scrivo questi quattro versi, li assecco vicino a quella cosa là e metto tutto nella vita nuova. Poi chi sa lo legge, sa legge, senza lo legge, non sa legge. È un po', diciamo, prima di Massimo Troisi, quello che sosteneva a proposito in un'intervista, diceva, bene, a depressione in amore, voi, rivolto a Pino Daniele, diceva, quando voi state depressi scrivete una canzone, 2-3 minuti, invece quando sono depresso un film, 2 ore, ma ci vuole tempo poi per scriverlo. E allora, Carlo, siamo all'interno della Reggia di cui si sana, abbiamo già parlato degli Angioini, rifatta dai Borbone, ma la Reggia di cui si sana ospita un autentico tesoro, il Museo Libero d'Orsi, con i suoi capolavori. Siamo stati prima a vedere un po' di affreschi provenienti da Villa San Marco, Villa Arianna, ma dall'Ager Stabianus. Tu sei un profondissimo conoscitore dell'archeologia, dopo ti faccio una domanda sull'archeologia vesuviana, adesso quindi su Stabia, su Castellammare, quindi di questo splendore che finalmente da 2 anni a questa parte, grazie all'amministrazione Cimmino, il museo è stato riaperto dopo 21 anni di chiusura, che vergogna. Ci voleva. E ci voleva. Ci voleva. Serviva un museo a Castellammare, ma un museo bello, cioè, perché è bello, la sede è importante, finalmente si è capito come valorizzare questo stabile, questa costruzione antica, borbonica, ma qualsiasi cosa io potessi dire su questo argomento, sul museo, sarebbe superfluo. Il museo va visto, va goduto, bisogna che l'amministrazione si attivi sempre di più affinché sia e diventi una cattedrale nel deserto questo museo, perché questo vi do atto che l'escamotage di cui si legge è stata una cosa importantissima per far arrivare la gente qua sopra, anche se in maniera ancora parziale, però io credo che tutta Castellammare, quando si fa un'iniziativa del genere, dovrebbe partecipare, perché la gente di Castellammare
come città, Castellammare non è seconda a nessun'altra città campana o italiana o internazionale, io credo che il lungomare di Castellammare non lo tenga nessuno, va solo ristrutturato in maniera giusta, tutta la zona dei cantieri va rivista, tutta la zona tra Pompei e Castellammare, quella zona che per anni è stata abbandonata, adesso dovrebbe essere fatto, quindi c'è bisogno, dove sta l'attuale porto turistico di Castellammare, c'è bisogno di che l'amministrazione, qualsiasi amministrazione venga e che si impegni a fare questo per Castellammare sia la benvenuta, perché Castellammare è una perla della Campania. Assolutamente. Grazie Carlo. Allora, a proposito dell'archeologia vesuviana, quindi Pompei e la regina indiscussa insieme a Ercolano, poi ci sono le Cenerentole, Stabia, Oplonti, Bosco Reale con l'altro bel museo, Terzigno, esattamente Torre del Greco con Villa Regina, eccetera. Potremmo dire anche della villa di Augusto, Ottaviano, giusto? Somma Vesuviana e così via. Ma io quella di Somma Vesuviana, la villa di Somma Vesuviana l'ho vista nascere, l'ho vista crescere 20 anni fa quando hanno messo le prime pale per scavare con Antonio De Simone e con Masanori a Oiaghi. Le prime foto che sono state fatte sugli scavi della villa di Somma Vesuviana le ho fatte io, fortunato, con un telefonino, perché un bel giorno verso le 2 mi arrivò una telefonata di un amico che dice: guarda che stiamo scavando una statua, corri a Somma Vesuviana. Era la prima statua che usciva dopo almeno 50 anni sulla zona, è la statua della Peplofora che è venuto fuori, quindi io tengo il giapponese che sta pulendo un pochettino la statua della Peplofora con il soprintendente di Napoli dell'epoca che sta vicino, che era arrivato apposta da Napoli per vedere come si scavava. E questa è una a due terzi questa statua, perché stava in alto. Allora le proporzioni sono fatte in maniera tale che chi la vede dal basso verso l'alto la vede sempre giusta, la vede uguale. Quindi chi ha studiato un po' di archeologia sa che cosa è la due terzi. Quindi che la parte di sopra è un pochettino più grande della parte di sotto perché si allontana e di conseguenza quindi è fatta in un certo modo, quindi la prospettiva è una cosa molto bella, una cosa fantastica. Per fortuna mi sono trovato sempre sul luogo del delitto, tra virgolette. Da ottimo giornalista quale sei. Così quindi. Come quando per esempio furono trovati gli ori a Murecine, io venivo a scuola a Castellammare, qua, quindi ogni mattina passavo per Murecine e chiedevo informazioni. Quindi quando ritornavo a casa ripassavo per Murecine e vedevo lo scavo. A un certo punto mi sono trovato. Se tu avessi preso la Vesuviana avresti avuto un sacco di tempo a tua disposizione, visto che tra soppressione e altre cose. Quindi. Però io venivo con la macchina, quindi mi andava quindi ancora meglio, quindi mi fermavo un momento e vedevo come stavano le cose. Qui c'era l'archeologo che stava sopra, stavamo parlando di cosa avevano trovato. A un certo punto da sotto la chiamarono, dice: dottore, scendete un momento. Lei scese, dice: aspetta un attimo Carlo, io scendo giù, vado a vedere. E non si risaliva più. Qui vidi che le cose si complicavano. Dice: ma che da sopra, che avete trovato? Feci con la mano e dice: a proposito di questo, ma gli ori di Oplonti dove stanno, Carlo? Gli ori di Oplonti stanno chiusi in cassaforte. Beh, mi sembra la giusta destinazione. Almeno non se li sono rubati, per cui, fortunatamente, a proposito di trafugare, non si trafuga qua mai niente, l'unica volta che si è trafugato è stato almeno 40 anni fa che ci fu l'assalto al Museo Archeologico di Napoli con mitra e fucili a canne mozze, quando furono rubati gli ori e le monete del Museo di Napoli. Poi anche a Ercolano è successa la stessa cosa, ma là ci sono stati dei morti. Poi per no, i morti ci sono stati successivamente perché gli ori sono stati restituiti e chi li ha restituiti? Li ha restituiti in un certo modo, li ha dovuti recuperare, quindi ci sono stati dei delitti su questa cosa. E allora noi siamo ormai nel sottofinale, qui si legge prosegue domani, domenica, oggi è stato un recupero
tipo campionato di calcio, abbiamo recuperato l'incontro con il nostro Carlo che era stato fissato a gennaio. Domani c'è la Notar Bartolo con il piccolo libro degli abbracci, un altro testo interessante, fa una disamina di quadri, affreschi che abbiano per tema ovviamente gli abbracci. Invece sabato 26 Gennaro De Crescenzo, e quindi si parlerà del regno delle due Sicilie, perdonatemi, glorioso se Castellammare ha ancora tanto da offrire, e grazie alla dinastia borbonica attraverso la Fincantieri, quindi il cantiere navale 1783 fu Ferdinando IV a volerlo, la corderia, Ferdinando IV disse bene, abbiamo fatto gli italiani, adesso non sto scherzando, abbiamo fatto gli italiani, abbiamo fatto l'Italia, facciamo gli italiani, cioè abbiamo fatto le navi e adesso facciamo anche il cordame, e quindi non solo il cantiere navale, ma creò anche un'industria per le corde, la maricorderia. Poi lo sviluppo archeologico, se Pompei, Ercolano, Stabio, Plonti esistono, è proprio grazie alla dinastia borbonica e a Re Carlo. E invece domenica 27 abbiamo Antonio Ferrara, giornalista di Repubblica, con Violenze e fascismo nel napoletano, il caso di Castellammare di Stabia, si parlerà di Piazza Spartaco. Prima di concludere, di dare la parola alla professoressa Diana, Carlo, quindi tu qui hai portato qualche altra cosa, volevi leggere qualche... Sì, no, ma soltanto per... in effetti noi abbiamo qua le terzine di cui vi parlavo, tradotte, per esempio ci sta questa molto bella, proprio quella dell'inizio: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Quindi parliamo dell'inferno 1-1, proprio dell'inizio, tradotto con a metà strada che sta vita mia io mi trovai in mezzo a una selva scura perché aveva sperso la dritta via. E quindi questo continua ancora: ai quanto a dir qual era e cosa dura, esta selva selvaggia, aspra e forte, che nel pensiero rinnova la paura, e come con due fatta assai me dura, così in gravuglia la selva selvaggia, che si ci pensa muore per la paura. E poi per la lonza, sono le tre bestie, leone, lupa, quindi le tre fiere che gli sbarrano la strada. Ed ecco quasi al cominciare dell'erta una lonza leggera e presta molto, che di pel macolato era coverta. E non appena fu infacciata, aiuta una lionza assai leggera e canzanella. Attenzione, canzanella significa svelta, quindi leggera. Prestante. Svelta. Proprio svelta. Il presto, quindi è svelta, quindi leggera, leggia e canzanella, svelta. E canzanella. Comando tutte le macchie combigliate, e così per prodo, ma voglio arrivare al fatto di Filippo Argenti. Ecco, per esempio, questo qua. Quindi parliamo di Filippo Argenti, quello che è il nemico capitale di Dante, la famiglia di Dante, perché lui Filippo Argenti l'aveva pure preso a schiaffi a Dante, gli aveva tolto i beni di famiglia, per cui Dante non solo lo mette nell'inferno, ma poi lo tratta malissimo e dice per esempio: ed io maestro molto sarei vago di vederlo arruffare in questa broda prima che ne uscissimo del lago. Ma sto, quindi maestro è in effetti è Virgilio, ma sto ricetto, quando mi piacessero veririnda l'oto imbruscionata, prima che da sto lago mi nascesse. E sempre Filippo Argenti, tutti gridavano a Filippo Argenti, il fiorentino spirito bizzarro in sé medesimo si volvea coi denti. A Filippo Argenti significa picchio a Filippo Argenti, ovviamente. Quindi, scomma a Filippo Argenti, s'alluccava. Io Celentino, che era un gazzuso, a pissi e mano, su questo muzzicava. E per i sodomiti, per gli omosex, quindi Brunetto Latini, dice la conoscenza sua al mio intelletto e chinando la mano alla sua faccia rispose: siete voi qua, siete voi qui, ser Brunetto, pure bruciata, che i sodomiti erano colpiti dal fuoco, quindi erano bruciacchiati da questo fuoco, pure bruciato a chi lo conoscette, e allungando una mano a mezza faccia, castato pure lui, si brucicette. E poi c'è quella bellissima, quella Francesca,
L'amore con l'amante attacca i cuori per chi sta retto o mio, tanto piacere che come vira sto infugata ancora. L'ultima, quella delle male parole, è perché Dante poi mette femmine d'agonia che sono le prostitute, così parlando il percosse un demonio, cioè il demonio percoteva questo dannato, che è caccianemico, che aveva fatto prostituire la sorella, dice, della sua scurriata, napoletano, Dante in italiano è scurriata, ma in italiano è scurriato, in napoletano è scurriato, cioè è quella, la frusta che usano i carrettieri per colpire i cavalli o chi vuole essere con un po' Carlo oppure no è nata con Schiglio Urpino, okay, è diverso. Beh. Questo qua, la bacchetta che tenne i lingoppi carrozzella, quella chi li ho scurriato? Quella. Quindi con la scurriata disse, via ruffian, qui non son femmine d'agonio. Così parlando retta un coppia il ricchio, con un scurriato, un riaulo, e dicetto, non trovo qua, ruffian, zoccola vecchia. Grazie Carlo Avvisati, La Vita Nuova. Grazie a voi. D'Amato editore. Allora, quindi la parola a Diana e poi grazie, è stato bellissimo. Veramente bisognerebbe provare a fare una serie di incontri con gli studenti, perché penso che si avvicinerebbero a Dante in una maniera completamente nuova e divertente. No, ma io direi La Vita Nuova in una veste nuova, cioè proprio incuriosisce. Sì. E quindi i ragazzi possono avvicinarsi, come dicevi tu, ancora di più all'opera di Dante Alighieri. Esatto, va bene. Grazie, allora, vi ringrazio tutti. Grazie a voi. Quindi vi ringraziamo per la vostra partecipazione, ringraziamo la professoressa Diana Carosella, visto che comunque qui si legge, è un'iniziativa dell'amministrazione comunale stabiese guidata dal sindaco Cimmino. Grazie, abbiamo avuto il battesimo di Maria Pia Nocerino, quindi che si è prestata a leggere, a diventare Beatrice e poi a Dante Carlo. Una gran bella Beatrice. Grazie. Bene, quindi e quindi complimenti al nostro Dante Carlo Avvisati. Grazie a voi. Appuntamento a domani, grazie. Ovviamente Carlo è qui per eventualmente autografare qualche libro, qualche copia. Bellissimo lui, mi sono emozionata davvero, veramente bellissimo. E poi ritrovare originale, estremamente originale. Ritrovare dei termini come la frittata che avevo completamente rimosso. Dimmi. Sì? Vieni pure tu, quindi. Quei termini sono veramente fuori improvvisamente di roba.